Attenzione che mentre parlo di sta cosa segna Paolo Dybala al 48esimo minuto, capito. E adesso vi racconto anche il gol perché me lo sono totalmente perso, colpa mia, chiedo scusa. Gran botta. Decimo gol in Serie A per quest'anno, arriva ai gol di Roberto Baggio, Dybala con questo gol qua in tutte le competizioni. 48esimo di gioco, adesso raccontiamo quanto è successo, tutta la squadra lo abbraccia destro, tra l'altro, con molto, 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 moltissimo affetto. Vediamo Ken entra a rigore dalla sinistra, tira dal pallone a Dybala, fuori dall'area che di destro mette un pallone telecomandato alla base del palo sinistra del portiere Siru, che non può niente perché la palla parte tesa, forte e ferma e va dritta nell'angolino. Gran gol di Paolo Dybala col piede opposto al suo preferito, Juve in vantaggio. Eccoci qui di nuovo insieme, notizia da Marassi, Francesco. La notizia da Marassi è che il Genoa pareggia la partita con Gudmundsson, bellissimo il taglio dentro di Amiri che fa fuori De Sciglio, che dorme girato di spalle, si fa saltare dall'attaccante appena entrato del Genoa, che poi battezza sul secondo palo Szczęsny, portando in parità il Genoa. Qua sbaglia di nuovo la Juve, perde palla! Szczęsny, miracolo totale, siamo completamente usciti dalla partita. Il Genoa ci sta credendo, ma così non si può fare. Abbiamo rischiato il 2-1 su un passaggio in area di rigore. Stiamo regalando il gol della speranza al Genoa, che sinceramente a questo punto ci potrebbe stare. Qua Bonucci fa una cosa, Rabiot serve da solo il difensore, sì, l'attaccante del Genoa. Poi dopo in 3 contro 1 non riescono a trasformarla perché Szczęsny è attentissimo a non farsi fregare per la seconda volta in pochi minuti, ma la Juve ha spento completamente la luce, era anche comprensibile. Ah, Morata, 1 contro 1 e ha spazio libero per andare in porta perché ha buttato con una spallata giù l'ultimo difensore del Genoa. 1 contro 1 con Sirigu, palla dietro per Ken, che sbaglia anche questa da solo. Ma non si può, ragazzi, ma è la terza, ma ancora dovete dirmi qualcosa su Ken, ancora, come mai la Juve è quarta, come mai la Juve, ma vi rendete conto di cosa fa questo giocatore in una partita? 3 gol così mangiati, ma tre, si è fatto male, tre, non uno, tre, ma questo è veramente tre, questo è clamoroso. Ancora Genoa non crescito, palla dentro De Sciglio, fa fallo, questo è rigore, questo è rigore, questo è rigore perché De Sciglio sta dormendo. E meno male che non c'è in Coppa Italia, perché questo De Sciglio è il De Sciglio che non volevamo mai alla Juve anni fa. È dal primo inizio, dal primo minuto della partita che sta giocando in modo non attento. Qua fa un fallo stupidissimo e regala al Genova al 94esimo la possibilità di salvarsi ancora e soprattutto di regalare una sconfitta a noi che poteva anche non starci. Parte Crescito, gol. Cambiato, visto? Gol. Gol, 2-1 per il Genova. Il Genova vince 2-1 all'ultimo minuto, la Juve perde e la salvezza rimane... comunque una speranza viva per il Grifone a questo punto. Perché il Genoa sale a quota 28, va a prendere il Cagliari.